Ciao ragazzi, siete alla ricerca di carte e videogiochi vintage non? Allora il Video Jay's Shop è quello che fa per voi. Negozio ubicato a Pesaro, in via Giambattista Passeri al 54. Al suo interno troverete una vasta gamma di carte collezionabili, dalle ultime espansioni al vintage da collezione. Potete trovare anche videogiochi di nuova generazione e per gli appassionati del videoludico vintage un mondo da riscoprire. È disponibile tra l'altro il servizio di spedizione per tutta Italia. Allora cosa aspetti? Vai subito a farci un salto, trovi il link in descrizione. Oggi, poche posta succulenta, ragazzi, abbiamo due pacchi da aprire, ma andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Ciao a tutti, io sono Nick, bentornati sul mio canale. Come anticipato poco fa, ragazzi, oggi abbiamo dell'interessantissima poche posta. Quindi, strabando le ciance, vediamo subito cosa abbiamo comprato. Sotto la videocamera il pacco è un po' troppo grosso, quindi andrò a scartarlo fuori dalla videocamera e andiamo a vedere che cosa ho comprato in questi giorni di bellino. Allora, il primo che sto per aprire è del nostro amico Beat Jace e vediamo cosa ho salto acquistare al nostro caro amico. Ce la possiamo fare, ecco qui, perfetto. Come al solito, imballaggio top per il nostro amico Jason. Guardate come impacchetta bene le robe. Sotto nella videocamera adesso iniziamo a vedere qualcosina, ma andiamo a spaccare tutto quanto. Allora, facciamo un taglietto qui, sperando di non rovinare nulla o di compromettere qualche acquisto. Da notare che l'involucro, ragazzi, è un boxettino da 36 di spada e scudo. Bellissimo. Cosa abbiamo qui dentro, ragazzi? Innanzitutto degli omaggi. Grazie Jason, mi faccio vedere i suoi omaggini. Allora ci ha omaggiato di queste bellissime calamite di Pokémon Advanced, molto belle, 4 pacchettini di calamite. Ne ha inviate già altre due, ma non le ho ancora aperte perché mi sono detto ma le tengo chiuse perché sono troppo belline. Però di sto passo mi sa che andrò ad aprirle, ragazzi. Metterò qualche video magari su Instagram dove le sbusto. Poi, di cosa ci ha mangiato il nostro amico Jason? Di questo bellissimo portamazzo di Pikachu, molto molto bellino. Grazie mille Jason. E adesso andiamo a vedere cosa ho acquistato da lui. Mi sono fatto spedire prevalentemente dei pacchetti, ragazzi. Allora, ma che pacchetti mi sono fatto spedire? Un pacchetto di Eclissi Cosmica, perché sto concludendo l'asset e mi manca ancora un pacchettino e l'ho concluso praticamente, solo che dato per in giro non sono facilissimi così singoli. Poi mi sono fatto fare un asset di Futuri Campioni, perché me lo sono fatto fare da Jason, ragazzi, perché non riesco a tenerli chiusi questi pacchetti, perciò mi sono detto dammene 4 tu che così non li apro. Ed eccoli qua, tutte le 4 artwork, quindi ho un asset anche di questo. E mi sono fatto spedire anche un asset di Fiamme Oscure, perché mi mancavano. Come ben sapete, ragazzi, sto completando tutte le asset delle ultime espansioni e così me le sono fatte spedire da Jason. Adesso facciamo una bella cosa. Siccome io le impacchetto, vi faccio vedere che cosa uso per sigillarle e tenerle da parte. Ditemi anche voi, ragazzi, qui sotto nei commenti se fate una specie di collezione come la mia, ovvero di pacchetti con tutti i 4 scusatemi. Cosa usiamo per impacchettarle? Innanzitutto una sleeves, così. Non so se l'avete mai vista, sono quella da cartomanti, mettiamola così, sono per le carte da cartomanti. Noi la mettiamo qui dentro e poi vado a sigillarlo a sua volta con una bustina protettiva. Queste sono delle bustine con un piccolo adesivo in alto, sono usate solitamente per le carte PSA, per tenerle chiuse. Io le uso anche per i pacchetti perché ci stanno praticamente a pennello, come potete vedere qua dall'immagine. Allora, via così. Poi cosa faccio? Chiudo così. Ole, e basta. Pacchetto sigillato da tenere da parte. Faccio così con tutti gli altri pacchetti, lo faccio subito resto e passiamo poi ai prossimi acquisti. Olè, ecco qua l'ultimo pacchetto fatto, ragazzi. Ecco qui. Perfetto.
li ho impacchettati tutti, come potete vedere da qua sotto. Adesso passiamo all'ultimo pacchetto, che è quello più succulento di questo video, ragazzi. Il venditore che mi ha venduto, vi anticipo, questa carta, mi ha espressamente raccomandato di aprirla come si deve, perché me l'ha impacchettata bene. Allora, andiamo a vedere come l'ha impacchettata. Allora, apriamola così intanto, sperando di non tagliare la carta su interno. Ok, perfetto, eccola qui, iper impacchettata. Adesso andiamo a scoprire che carta si tratta. Qua abbiamo già un pacchettino bello consistente. Allora, apriamola. Via. Qui abbiamo un cartoncino. Adesso apriamo anche questo. Vediamo se riesco a operare da qua. Ok, perfetto. Dovremmo avercela fatta, eh? Allora, sì, è dentro un top loader, quindi siamo a posto. Possiamo anche tagliare senza paura. Ok. Allora, cosa ci troviamo davanti in questo scenario apocalittico? Allora, l'apertura l'abbiamo fatta, perfetto. Adesso è ancora intrappolata in un sacco di scotch. E dovremmo farcela, perfetto. Molti di voi stanno pensando, ma è una carta giapponese? No. Adesso andiamo a scoprire di che carta si tratta. Da dove inizia questo macello? Ah, ok, da qua, perfetto. Ok, ci abbiamo fatta. Non era così complicato alla fine dei conti. Allora, andiamo a liberare la carta che c'è qui dentro, quella che ci interessa. Allora, è protetta da carte giapponesi. Questa è la carta che a noi interessa. Ok, immacolata, come ci aveva detto il venditore. Guardate il back, è perfetto. Perché vi faccio vedere il back prima? Perché deve essere una specie di sorpresa. Ok, il back è immacolato. Adesso la giriamo, rullo di tamburi, e abbiamo un bellissimo Charizard Hyper V-Max, l'ultimo Charizard che mi mancava per completare il set, insomma. È davvero bellissima, bella ragazzi. Io non avrei mai avuto lo scuro di trovarla in un pacchetto, perciò mi sono detto forse è meglio comprarla senza spendere altri soldi. È davvero molto molto bella ragazzi, fa il suo effetto. Adesso andiamo a tirarla fuori, anche se veramente mi trigger il fatto di tirarla fuori, ma devo metterla in una perfect. Come potete vedere è immacolata, perfetta, mintissima, non ha neanche un puntino bianco, è davvero perfetta. Adesso andiamo a metterla dentro la perfect, perché mi piace molto molto di più nella perfect. Eccola qui, dentro la sua perfect. Adesso praticamente allargo un po' la visuale, mi sposto un pochettino più indietro. Adesso posso essere veramente soddisfatto, ragazzi, perché le ho tutte. Guardate qui che bellezza, le ho tutte quante. Finalmente le ho completate, ci ho messo un po', ma ce l'ho fatto, ragazzi. Guardate quanto sono belle tutte insieme. Sono davvero molto, molto, ma molto belle. Io mi faccio un attimo da parte, ragazzi, così le potete vedere tutte quante messe in fila tutte insieme. Adesso aspettiamo l'espansione che dovrà uscire a febbraio, penso, a gennaio, in cui uscirà il Charizard V-Max Shiny. Quello sarebbe tanta roba, ragazzi, trovarlo, ma nel caso non lo trovassi andrò sicuramente a comprarlo, così da completare tutta la scala evolutiva. E poi basta, ragazzi, mi do la pensione perché avrò finito tutti i soldi e niente, basta. Comunque ragazzi, questo video finisce qua. Detto ciò ragazzi, come al solito vi invito a passare a tutti i gruppi Facebook qui sotto, dalla mia pagina Instagram e dal nostro amico BioJays. Ci vediamo al prossimo video, ciao.